Allora, mister, tanta buona volontà, alcune belle trame di gioco, peccato per il risultato. Peccato il risultato, partita clamorosa. La prima volta che hanno superato il centrocampo ci hanno fatto caso una disattenzione difensiva su una palla di facile lettura. Ci siamo persi l'uomo, dopo ci siamo un attimo disuniti e ci hanno fatto il 2-0. Dispiace, però i ragazzi secondo tempo hanno provato a reagire, sono stati positivi, non siamo stati in grado di riaprirla, ma non voglio parlare di rigore o non rigore. Magari se la riusciamo a accorciare le distanze potremmo vedere un altro Lorentino, però i ragazzi hanno dato tutto, nonostante il caldo, nonostante che giocassimo con sei sotto quota, ma non è quello, non sono alibi, queste sono squadre forti, importanti, che non devi concedere errori, però sono contento perché abbiamo fatto 35 minuti buoni, dopo dispiace per gol, questa disattenzione che ha cambiato un po' l'inerzia della partita. Allora, mister, una vittoria importante, una partita giocata in maniera concreta, soprattutto nella parte centrale del primo tempo. Diciamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto quattro palle gol pulitissime, nitide, ne abbiamo realizzate due, ma è, penso, il premio a una settimana di lavoro encomiabile da parte dei miei giocatori. Vederli allenare in questo modo, senza obiettivi o semplicemente alla penultima settimana, sono molto gratificato per quello che ho cercato di insegnare loro e quindi di dedicarci fino all'ultimo giorno al 100%. Sono gratificato solamente e semplicemente di questo. Mister, i colleghi della stampa abruzzese mi chiedono della permanenza della prossima stagione sulla panchina della E Vastese. poi chi vivrà vedrà. E quindi se saremo vivi fino alla prossima stagione, vedremo che cosa succede sulla permanenza.